siamo a bordo del nuovo ETR 425 che per Alstom Ferroviaria è la terza serie per Trenord del Coradia, versione Malpensa Express. Questa serie replica quella che è il Jazz per Trenitalia come ultimo treno uscito, a composizione bloccata e potenza distribuita, perché questo è un treno a potenza distribuita, cioè significa che gli apparati sono distribuiti su tutte le casse del convoglio. È un treno che rispetto a il Malpensa Express di vecchia generazione, quindi la seconda serie, quella unità che vanno dalla 9 alla 18, è praticamente uguale a livello di componenti di trazione, cambia pochissimo come gap fra la terza serie che è questa e quella vecchia. Sono 12 treni, questo è il primo di 12 treni che saranno a 6 casse. Nel giro di un anno tutti i convogli a partire da questo che rientrerà saranno aggiunte una vettura, sarà aggiunta una vettura, diventerà 6 casse per completare entro fine dell'anno prossimo, si spera, la dotazione di Trenord con 12 convogli da 6 casse. 160 all'ora la velocità massima, un treno come dicevo a potenza distribuita, sul carrello abbiamo un asse motore, cioè abbiamo l'asse motore sul carrello e gli assi portanti su i Jacobs, che sono i carrelli intermedi che giuntano cassa a cassa. Questo sistema permette di economizzare il carrello, quindi abbiamo un carrello in meno rispetto a una composizione che può essere quella del TSR. Un carrello in meno significa minor manutenzione, perché il carrello è quello che oggi occupa la maggior parte del tempo di fermo treno per la manutenzione. Di conseguenza, avendone uno in meno, si riducono anche i tempi e i costi di manutenzione. Per l'unificazione delle parti, dicevo, questo treno è uguale sia a N3, quindi Trenitalia Jazz, sia a seconda serie dei Malpensa Express. Questo perché si tende, generalizzato ma in Europa, non è soltanto in Italia o per Trenord, a unificare i materiali e i componenti in modo da non avere più magazzino, perché il magazzino costa. Di conseguenza oggi abbiamo delle parti in elettronica, tipo la gestione di questi strumenti, che viene fatto con moduli LOREX, sono moduli componibili, dove oggi implemento e aggiungo un modulo per poter pilotare determinate parti che voglio controllare. Non ho più una scheda dedicata, ma una scheda con un programma che è neutro dal momento che ce l'ho a magazzino e viene personalizzato con un nodo di lavoro in funzione se mi diventa TCMS del treno, se mi diventa climatizzazione, se mi diventa controllo delle porte o in base alla centralina dove viene impiegato. Pertanto mi basta indicizzare il nodo per la funzione che va a fare e io ho un'unica scheda, che poi in realtà è un modulo, che posso utilizzare su più mezzi e su più apparati dello stesso mezzo.